Gli andamenti e le tendenze previsionali raccolti nell'annata agraria 2017 della CIA provinciale di Ravenna sono stati presentati nei giorni scorsi e come ogni edizione i lavori si sono divisi in due momenti. L'illustrazione precisa e molto ben dettagliata dei dati e delle previsioni del settore dell'anno in corso e a seguire, visto che il 2017 sarà ricordato come l'anno con una delle estati fra le più torride registrate, oltre che per fenomeni meteorologici sempre più violenti e per la scarsità assoluta di piogge, un approfondimento dunque dedicato alla risorsa acqua con la tavola rotonda L'agricoltura a sete di futuro, emergenza acqua e cambiamenti climatici. È stata un'annata agraria che ha avuto molte contraddizioni, ma un elemento su tutto l'ha contraddistinta, quella comunque che i cambiamenti climatici ormai sono una realtà con cui facciamo i conti. Diciamo che gli eventi climatici e le calamità quest'anno sono state l'ordine del giorno, non è mancato nulla, grandine, vento, momenti prolungati di temperature molto alte. Addirittura ha provato anche a nevicare lunedì, quando qualche prodotto ancora c'è da raccogliere, anche se pochissimo. Quest'anno è stato molto costante il fatto che continuamente ci sono stati dei danni anche agli impianti, tant'è vero che tra le azioni politiche che dovremmo fare è estendere le assicurazioni non solo al prodotto ma anche agli impianti. Il bilancio sarà molto differenziato tra aziende e aziende e ci sono alcuni prodotti che saranno premiati in maniera importante del mercato, però ci saranno dei problemi dal punto di vista produttivo. Noi ci sono alcune cose che bisogna che facciamo subito di fronte a questi avvenimenti climatici. Uno è l'approfondimento che facciamo oggi, che è l'acqua. E in un territorio torrentizio come il nostro, non trattenere l'acqua in inverno per usarla d'estate è un crimine. Sono stati fatti delle strutture importanti, penso al CER, ma penso anche ai ridracoli, se quest'anno cosa sarebbe stato anche per il mondo civile, per il turismo tutto, alcuni invasi che sono stati fatti. Si è dibattuto molto su questo tema durante l'estate, sono state condivise tante cose. Noi facciamo questo ulteriore approfondimento con degli esperti perché non vogliamo che magari il prossimo anno magari piove un po' di più e ci si dimentica del problema della siccità. Ma abbiamo avuto delle grosse difficoltà soprattutto per gli invasi, di barriere burocratiche e anche a volte ambientali. Allora io arrivo a dire come provocazione che secondo me l'uomo riesce a far male all'ambiente in due situazioni: quando non se ne occupa per niente e quando se ne occupa troppo. Per niente perché l'ambiente dove viviamo quindi è importante, ma quando ci se ne occupa troppo, nel senso che si vuole tenere l'ambiente ingessato. Già il fatto che i cambiamenti climatici di per sé portano a un cambiamento ambientale, noi in maniera armoniosa bisogna che ci inseriamo lì e che cerchiamo di usare le risorse al meglio. Bisogna anche che la politica non si faccia condizionare troppo da posizioni ideologiche magari strasbandierate nei web, ma che invece per l'interesse dell'economia, del territorio, della società sono diverse. Sull'andamento dei vari comparti, che hanno avuto una tendenza molto variabile fra comparto e comparto e all'interno dello stesso comparto, ha giocato un ruolo determinante il clima. Quest'anno il protagonista è veramente l'andamento climatico, nel bene e nel male. Per quanto riguarda il frutticolo, brevemente, sappiamo tutti che la frutta estiva, in particolare le drupacee, cioè pesche nettarine, albicocche, susine, sono andate molto male quest'anno. C'è stata tanta produzione, fra tanta produzione anche una parte non di qualità, che ovviamente ha inciso anche sulle quotazioni al produttore, abbassandole anche del 40-50% rispetto al 2016. Il clima ha accelerato la maturazione e quindi si è avuto anche una sovrapposizione di prodotto, perché si è verificato questo caso straordinario di piena produzione di tutte le colture dappertutto. Al di là delle drupacee, ad esempio ciliegie, pere e mele estive hanno seguito un trend abbastanza positivo. Nella frutta autunno-invernale siamo in linea con il calo drastico a livello nazionale, diciamo così, europeo e anche mondiale, di certe colture come le mele, sapete, nel Trentino anche il 60% in meno, o l'actinidia nel Lazio, che è la regione leader, anche lì il 50-40% in meno. Noi abbiamo anche noi delle contrazioni, ma non sono così drastiche, e tutto sommato la qualità
è buona e anche sopra le aspettative, perché i calibri, nonostante il clima che si è riscontrato, sono di buone pesature e anche le quotazioni fanno ben sperare i produttori. A livello nazionale c'è un calo drastico anche di olive e di olio. Nella nostra provincia olive e olio sono andate bene. Provincia di Ravenna, olio di Brisighella, c'è stata una produzione di olive superiore del 25% rispetto all'anno scorso e anche una produzione di olio e di resa migliore, e il clima in questo caso ha avuto un effetto benefico perché ha tenuto lontano la moscolearia e quindi le olive sono sane e l'olio è eccellente, come hanno detto i produttori. C'è da sottolineare l'avanzata anche nella nostra provincia delle maggiori coltivazioni che si stanno verificando di kiwi a polpa gialla. È un po' la novità, sembra più redditizio anche per i produttori, sembra incontrare maggiormente il gusto dei consumatori, anche di quelli stranieri, come in particolare gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la vitivinicoltura, la nostra provincia è in linea con l'andamento nazionale e generale del calo di quintali di uva raccolta, meno 23%, di ettolitri di vino da realizzare, meno 20%. A livello nazionale si dice un anno drammatico, però noi vorremmo mettere in evidenza alcune cose positive della viticoltura che sono un po' nuove rispetto agli anni scorsi. Prima di tutto, nella nostra provincia è stato notato che i vitigni autoctoni hanno resistito meglio alle avversità climatiche. Sono vitigni studiati per le nostre zone e hanno reagito meglio. Ci sono stati cali del 25-30% per il Sangiovese, del 20% per il Trebbiano e l'Albana, ma non sono calati così tanto come le altre uve nere o bianche non autoctone. Il cerealicolo vede una forbice, i cereali a paglia hanno reagito bene al clima, nel senso che ci sono state performance migliorative, anche se non hanno recuperato il valore negativo dello scorso anno, i frumenti duri e i frumenti teneri. Invece mais e sorgo hanno avuto perdite del 40% di prodotto, sempre per il clima, quindi un effetto diverso a seconda della coltura. Per quanto riguarda le orticole, il discorso è generalmente negativo perché hanno sofferto il clima e quindi meno produzione, meno qualità, e anche i prezzi non sono ai produttori, non sono entusiasmanti. Le sementiere invece è il contrario, è un'annata molto buona, il seme ha buona qualità, germinabilità e anche i prezzi sono interessanti. L'azotecnia anche è in fase positiva, perché in provincia di Ravenna comunque o aumentano gli allevamenti o aumentano i capi allevati, un po' in tutte le tipologie, e è un trend positivo perché la qualità è buona, i prezzi sono buoni e anche i consumi sono buoni, e anche della carne, che è un elemento che invece da qualche anno a questa parte non si riscontrava. La nota veramente negativa è quella dell'apicoltura, perché comunque anche qui da noi manca l'80% del miele. I numeri servono perché ci danno una misura di quello che un po' siamo, e di quello che abbiamo fatto, quello che possiamo fare. I numeri vanno però anche appunto interpretati e sui quali si può riflettere per fare strategia. Sicuramente ha dimostrato che l'autoctono ha una resistenza migliore in condizioni climatiche in cambiamento. L'ecosistema regge meglio quando ci sono le colture autoctone. Devo dire che è stato un anno difficile questo che abbiamo passato, lo sappiamo, soprattutto per effetto della siccità, ma non solo, per esempio sui vitigni hanno inciso molto anche le gelate che ci sono state ad aprile. In realtà quindi il tema è il cambiamento climatico in fondo, infatti anche oggi se ne parlerà molto qui, perché dobbiamo attrezzarci e quindi ci vuole anche molta attenzione alle scelte agronomiche, alla tecnologia che ci può dare una grossa mano, all'innovazione, alla ricerca, perché è un cambiamento che ci accompagnerà, che non terminerà e che quindi ci richiede di essere adeguati e di stare estremamente attenti. Anche per questo che la Regione sta finanziando molti progetti di innovazione con i GOI che vanno proprio in questa direzione. Sono stati assolutamente determinanti i consorzi di bonifica che hanno fatto un grandissimo lavoro, come tutti gli anni, perché in alcune zone della Regione, anche in anni magari non clamorosamente siccitosi come questo, ci sono alle volte delle emergenze anche in stagioni tra virgolette più normali. Quest'anno loro hanno fatto un grandissimo sforzo, così come l'hanno fatto tutti i servizi della Regione, l'ARPA, i servizi di bacino, e devo dire che
anche il ruolo degli agricoltori è stato essenziale, perché ad esempio noi in questa regione abbiamo avuto tra Parma e Piacenza il punto più complicato, dove c'è peraltro la grande produzione del pomodoro, altrimenti veramente con un calo di piovosità del 70% in quella zona sarebbe stato impossibile. In Romagna ha colpito meno, ma anche qui però senza la diga di Ridracoli sarebbe stato difficile, e senza il lavoro dei consorzi. Quindi questo ci dice che l'infrastrutturazione del territorio è essenziale, ed è per questo che noi adesso abbiamo un bando aperto per 18 milioni di euro. In realtà i bandi sono due, uno per i consorzi di bonifica e uno per i consorzi tra agricoltori, proprio per cercare di sostenere la rete dei piccoli e medi invasi. Quest'anno è stata un'annata complicata, purtroppo ha colpito quella calamità che più delle altre tutti temiamo, la siccità, e che più delle altre è difficile, come dire, garantire un ombrello protettivo, perché non si sa quando arriverà, non si sa quale tipologia e quale entità di danni porterà. Quest'anno è stata veramente pesante. La Romagna è andata leggermente meglio per quanto riguarda la prima parte della stagione estiva, perché comunque avevamo avuto delle piogge importanti nell'autunno scorso e quindi c'era comunque una riserva idrica nel terreno importante. Però poi a un certo punto anche questo termina, e infatti alla fine del periodo produttivo, parlo dei mesi di luglio, agosto, settembre, soprattutto per le temperature elevatissime del mese di agosto, alla fine poi i danni si sono visti. Speranze sui prezzi? Per quanto riguarda l'uva e la frutta autunno-invernale, buone. Per quanto riguardava il resto dell'estate, stante anche queste situazioni di qualità ottima dal punto di vista organolettico, ma poi non dal punto di vista delle quantità, i problemi ci sono stati. La riflessione di quest'anno della tavola rotonda è inerente alla risorsa acqua. L'agricoltura, un dato di fatto, ha sete, sete anche di futuro, ma ha sete fondamentalmente. E io mi chiedo, sia in un caso, ovvero quello di siccità, sia nel caso di calamità e di tanta acqua tutta in poco tempo, se non ci fosse stato il consorzio della bonifica della Romagna occidentale nella nostra provincia, come sarebbe andata? Lo chiedo a lei, Presidente. Le cose sarebbero andate certamente peggio, anzi molto peggio. Basti pensare che come consorzio di bonifica della Romagna occidentale abbiamo distribuito, grazie al CER a cui attingiamo, oltre 60 milioni di metri cubi d'acqua. È una risorsa importantissima che fa la differenza averla o non averla, e lo fa ancor più in un areale come l'Emilia Romagna, come il nostro territorio, che è quello della Romagna occidentale, dove l'agricoltura svolge ancora un ruolo importantissimo. Quest'acqua è stata distribuita tramite la nostra rete in canali, e che svolgono una doppia funzione di portare via acqua quando ce n'è troppa e di portarne quando ce n'è poche, quindi li abbiamo usati come vettori irrigui, e naturalmente anche tramite i nostri impianti in pressione. L'opera del consorzio è quindi stata fondamentale per preservare le colture e garantire produzioni anche di qualità. Altrettanto importante è stata l'opera del consorzio anche in collina. Basta pensare agli oltre 30 laghetti che abbiamo costruito o che andremo a costruire nei prossimi anni grazie al PSR, che hanno trattenuto circa qualcosa in più di 2 milioni di metri cubi d'acqua, che altrimenti sarebbe finita a mare tramite i torrenti e i fiumi. Ecco quindi che l'opera del consorzio è in una direzione, vale a dire quando piove troppo c'è troppa acqua per portarla via, e nell'altra, come si è verificato quest'estate, che è stata una delle estate più siccitose negli ultimi 15 anni, è importantissima per garantire le produzioni della nostra agricoltura, ma soprattutto per garantire produzione di qualità. Anno per anno programmare qualche cosa, sfruttare i finanziamenti che ci sono, non tanti pubblici, ma soprattutto mettere in cantiere quelle risorse che sono necessarie, e da una parte quindi per la bonifica, quindi per lo scolo delle acque, e dall'altra per l'irrigazione, che possono migliorare quello che è il vivere della nostra società, e quindi in questo caso particolare anche degli agricoltori. Credo che negli ultimi anni l'aver messo in sinergia e aver unito le forze del CER e di Romagna Acque per consentire alla Romagna di avere non solo la garanzia dell'acqua per uso agricolo, ma anche la garanzia dell'acqua per gli altri usi, compreso quelli idropotabili, credo che ecco, negli ultimi 10-15 anni abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità. Per quello che riguarda l'agricoltura, posso dire che insomma la più grande opera irrigua italiana, il canale più lungo, sono 135 chilometri cementati, di canale cementato, più 15 del canale Napoleone, quindi parliamo di 150 chilometri di canale. Sono stati prelevati da Po quasi 340 milioni di metri cubi d'acqua. Rispetto agli anni precedenti?
Beh, l'anno scorso mi sembra che siamo stati sui 270 milioni, l'anno più che ne abbiamo prelevato di più fu il 2012, che siamo arrivati quasi a 350 milioni, ma allora ci fu il terremoto che aveva danneggiato l'impianto Pilastresi, per cui noi dovemmo sopperire anche a quella parte della provincia di Ferrara che prende acqua dall'impianto Pilastresi, per cui in realtà l'anno di maggior prelievo di acqua dal Po è stato quest'anno. Voglio ricordare che l'80% dell'export agroalimentare italiano viene da colture irrigue, per cui il plus valore dato dal CER e dall'acqua del CER è stato di più, è la vita, ecco, l'acqua è la vita. E ritengo che noi dobbiamo competere su delle fasce alte di qualità, di prodotti di un certo tipo, e ne abbiamo tutte le caratteristiche, nonché i prodotti, perché è il paese più ricco di DOP, IGP, di OCG, è l'Italia. È capitato in passato, sono capitate altre annate simili, ma il problema è che la frequenza con cui si presentano annate anomale aumenta, quindi è questo il segnale che dobbiamo tenere in considerazione. Mentre prima siccità come quella del 2017 avevano dei tempi di ritorno più lunghi, dell'ordine dei 15-20 anni, adesso, se consideriamo per esempio il nuovo millennio, abbiamo già avuto 5-6 casi di siccità della durata di almeno 8 mesi in un lasso di tempo piuttosto breve. Dovremo abituarci ad avere periodi in cui piove poco, veramente poco, ed altri in cui piove anche troppo. L'ultimo esempio l'abbiamo avuto proprio nel mese di novembre. In 2 giorni sono caduti circa i millimetri che dovrebbero cadere in 3 mesi. L'impronta umana sulle modificazioni climatiche degli ultimi 20, 30, ma oserei dire anche 40 anni, è notevole. Tant'è vero che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale 20 anni fa diceva: è probabile che l'uomo abbia una sua influenza su questo cambiamento climatico. Oggi dice: è estremamente probabile. Dobbiamo temere il peggio? Abituarsi e fronteggiare, e quindi anche prevenire l'eventualità che cambi ulteriormente in peggio il regime delle precipitazioni, quindi nell'arco di uno stesso anno dover fronteggiare un periodo di siccità e un periodo estremamente piovoso. E un altro segnale è quello sulle temperature estive. La temperatura è aumentata di parecchio, ma soprattutto lo ha fatto in estate, e quindi siccome poi la stagione irrigua, che è considerata quella che va da maggio a settembre, è proprio quella che ha visto un aumento maggiore di temperatura, comporterà dei problemi. Se piove peggio, spesso piove meno e fa molto più caldo, naturalmente nel periodo critico andiamo in difficoltà. Quindi la gestione delle acque diventerà una priorità assoluta. È un anno che comunque ha rappresentato delle difficoltà forti per il mondo agricolo, che oggi si ritrova e discute di come, di come rilanciare e di come affrontare le tematiche, i problemi principali. Devo dire che fra tanti temi, quello di aver focalizzato, come la giornata di oggi, il tema di dissesto idrogeologico, della tutela della risorsa idrica, i cambiamenti climatici, credo che sia una scelta molto corretta. Penso che veramente siano le grandi emergenze che vive il nostro territorio. Noi recentemente insieme alla provincia di Ferrara abbiamo chiesto il rifinanziamento di quella che fu la legge speciale su Ravenna, che ha come padre Zaccagnini, quindi è una legge che ha una paternità molto autorevole e che prevedeva ingenti finanziamenti a difesa del nostro territorio. Il nostro è un territorio che vive di una subsidenza naturale ed è fondamentale che ci si accorga dell'emergenza che ha questa terra e anche poi delle risorse che questa terra, se ben tutelata, può produrre per tutto il mondo agricolo italiano e per il mercato delle esportazioni.